Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi cari amici miei. Oggi è il giorno dopo il derby di Milano. Vi avevo promesso che avrei fatto un derby un po' più a freddo, no? Per analizzare un po' meglio questa partita. Ieri non ho parlato praticamente nulla della partita perché ho goduto come un riccio, continuo a godere come un riccio, ragazzi. Abbiamo vinto un derby ed è già motivo di godimento allucinante, ma l'hai vinto in questo modo e fa godere il doppio e hai spedito il Milan a meno 10 e fa godere per 10 volte, una roba del genere, no? Quindi volevo partire proprio da questo, volevo partire da questo derby che è stata una goduria, alla faccia di Montella che continua a parlare, continua a rosicare Montella, continua pure a sedere su quella panchina perché stai penalizzando il Milan secondo me. Ieri nel primo tempo ci è dato un vantaggio enorme, nel primo tempo è schierato un Milan ridicolo nel primo tempo, senza alcun senso. L'Inter ha legittimato per me la supremazia nel primo tempo, con l'1-0 abbiamo meritato il vantaggio, in barba a chi dice l'Inter ha culo, l'Inter ha vinto il derby perché ha culo, eccetera eccetera. No, innanzitutto l'Inter ha dominato nel primo tempo, il Milan ha dominato nel secondo. Ci stava un pareggio, vero. Ma quanti derby ricordo io, ragazzi, che dovevano finire 2-2 e sono finiti 3-2 per una squadra e per l'altra. Ricordo un 3-2 con gol di Seedorf da 35 metri, una sassata sotto l'incrocio. Ricordo un 3-2 con gol di Adriano sulle spalle di Vieri di testa. Quindi il derby è così, va vinto, punto, non mi interessa come lo vinci, puoi fare pure un tiro e fai 3 gol, non mi interessa. In ogni caso non è stata una partita come l'ha descritta Montella, che deve tacere, deve stare in silenzio Montella, continua a rosicare, in silenzio nel tuo angolino, sei solo, nemmeno i tifosi milanisti ti vogliono più. E io ti ringrazio per il vantaggio che ci hai dato nel primo tempo, perché nel primo tempo c'è stata solo l'Inter in campo. Solo l'Inter in campo, abbiamo meritato il vantaggio, con un Candreva scatenato, ieri era dopato Candreva, tanto di cappello a Candreva, sapete come la penso su Candreva ragazzi, ma quando vede Milan questo si scatena, diventa allucinante, impressionante Candreva. Ieri è stato uno dei protagonisti della partita, ha fatto un cross stupendo ad Icardi, una girata altrettanto bella, Icardi è stato il padrone del match assolutamente, non ho mai visto un giocatore determinare nella partita come ha determinato Icardi ragazzi. Qualcosa di allucinante. Prima di questo comunque abbiamo preso una traversa con Candreva stesso e siamo stati padroni del gioco. Il primo tiro il Milan l'ha fatto al 45esimo con Borini, in una partita dove avete detto, ci avete promesso e giurato, vinceremo noi, se segno io vado così, vado a piedi, faccio questo, la decido io, eccetera eccetera. Ho detto, beh, dov'è? Dove sono tutte queste promesse? Questo Milan arrembante dov'è? Nel primo tempo non si è visto niente. Nel secondo tempo è cambiata la partita perché la situazione era gravissima per il Milan e al fischio finale è tornata ad essere gravissima, a meno 10 dall'Inter, farà un freddissimo ragazzi, non l'invidio onestamente. Nel secondo tempo è cambiata la partita, nel secondo tempo è cambiata la partita, è venuto fuori il Milan che ha meritato l'1-1, lo riconosco da sportivo. Ha preso più campo, noi abbiamo lasciato molto più spazio a centrocampo al Milan perché siamo calati molto a centrocampo. Suso si è potuto girare mezz'ora con una finta di corpo, ha mandato al bar mezza Inter e l'ha messa poi all'angolino lì, forse Handanovic poteva fare un pelino meglio ma ha visto la palla troppo in ritardo, quindi il pareggio fino a quel momento era giusto 1-1. Poi, come vi avevo detto ragazzi, aggredire Biglia, aggredire Bonucci, perché sono loro i punti deboli attualmente del Milan, no? Su un'aggressione di Biglia, su Biglia di Icardi, che ieri è stato strepitoso non solo per il gol, ma proprio per questo spirito battagliero che ci ha messo nel derby, recupero palla su Biglia, palla su Perisic in un momento della partita dove sembrava il Milan avere la supremazia, nonostante noi abbiamo avuto un'occasione importante con Vesino, prima ancora l'ha avuto il Milan con Bonaventura, un'occasione clamorosa, è stato determinante Handanovic con un grandissimo paratone, quindi tutto sommato anche nelle occasioni c'è stato abbastanza equilibrio anche nel secondo tempo, ma ha giocato nettamente meglio il Milan sicuramente. Conca è arrivato il 2-1 con un recupero palla di Icardi su Biglia, cross di Perisic e gol di Icardi stupendo anche quello, non l'ha colpita benissimo ma si è coordinato benissimo da centravanti, vero, Icardi ieri si è stato un fenomeno, mamma mia che giocatore si è stato ieri, si è stato strepitoso, e Milano l'hai decisa tu, l'hai decisa tu Milano, io l'ho detto nel video delle pagelle, dategli le chiavi della città, eleggetelo sindaco, non lo so perché se lo merita dopo ieri. Dopo il 2-1 il Milan ha continuato a premere, no? Perché comunque aveva preso più il comando del gioco, ragazzi, assolutamente. Ha meritato anche il 2-2, che è arrivato un po' fortunoso,
con una palla che è schizzata lì sul secondo palo. Cancelo, che era entrato, non è stato così attento su Bonaventura. È arrivato il gol del Milan in flipper, no? Palo Handanovic gol. E a quel punto io non ci credevo più, non ci speravo più. Però i ragazzi hanno cacciato le palle, hanno cacciato le palle e hanno ripreso la partita. Su quel calcio d'angolo ci hanno creduto, sono andati a saltare in molti. Riccardo Rodriguez è stato un pollo allucinante perché il rigore c'è, è sacrosanto. Tu non puoi abbracciare così un giocatore in area di rigore, mi dispiace, il rigore c'è, è sacrosanto. Tant'è vero che Riccardo Rodriguez non protesta nemmeno, sta in silenzio perché sa che ha fatto una cazzata. Lo realizza Icardi, ragazzi, e realizzare un rigore sul 2-2 al 90esimo, all'ultimo secondo della partita, con 80.000 persone che ti stanno lì con gli occhi addosso, non è affatto scontato. Chiedete a Dybala se non ci credete, no? Che ha sbagliato due rigori decisivi. Icardi ha realizzato il rigore e si è confermato padrone di Milano. Ci ha trascinato alla vittoria. Ragazzi, è una goduria estrema proprio per tutto questo. Per come i milanisti avevano caricato la partita in questi 15 giorni lunghissimi di pre-derby. Mi aspettavo un Milan molto più battagliero, non è stato così. Bonucci e Biglia, Bonucci e Biglia i punti deboli, ma Bonucci soprattutto ha fatto il gladiatore sui social, come al solito, in campo ha spostato gli equilibri a favore dell'Inter, mi verrebbe da dire. E siamo passati alle cose formali, diciamo così, ragazzi, con queste tre pere abbiamo vinto, godiamo, siamo al secondo posto. Spediamo il Milan a 10 punti dall'Inter, che è tanta roba, la Juve a 3 punti dall'Inter, quindi siamo secondi. Isolati, da domani poi inizieremo a parlare di Napoli, ragazzi. È una trasferta proibitiva, onestamente. Mancherà anche Miranda, che ha preso un giallo come un pollo, e sarà una brutta partita senza Miranda. Dobbiamo mettere in preventivo anche una sconfitta, perché ci potrebbe stare assolutamente. Però nel calcio mai dire mai. Vedremo questa Inter adesso lanciata come arriverà col Napoli, ma ragazzi, di questo parleremo nei prossimi giorni. Intanto, cari amici miei, continuate a godere. Continuate a farmi sapere nei commenti sotto i miei video, sotto questo video, che cosa ne pensate di questo 3 a 2, quanto godete da 1 a 10. Se godete, ragazzi, iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video. Fatemelo capire quanto godete, ragazzi. Oggi essere interista è ancora più stupendo. Un saluto a tutti voi, fratelli nerazzurri e non sempre amala. E Milano siamo noi. Ciao, ragazzi.